24 dicembre 1598, esondazione record del Tevere, con la maggior piena di sempre. Il livello idrometrico a Ripetta raggiunse i 19,56 metri. Nell'ultimo secolo le alluvioni più importanti non hanno superato i 13 metri. In precedenza, nel 1937, il livello della piena sfiorò i 17 metri, comunque 2,5 in meno rispetto a quel fatidico Natale. Il fiume, oltre ad offrire risorse alle famiglie che abitarono le sue rive, presentava rischi, ma generalmente con scarso effetto. La situazione cambiò quando lo sviluppo della città avvenne nelle aree pianeggianti del Campo Marzio di Trastevere e dai piedi del Colle Aventino. Le inondazioni del Tevere causarono nei secoli danni incommensurabili alla città e spesso anche vittime. In quella piena del 1598, che durò 3 giorni, a morire furono in 3.000. Crollarono anche alcune arcate del Ponte Emilio, rimasto ancora oggi come allora e rinominato Ponte Rotto.